Buonasera a tutti, io sono Jacopo Basagni di Rizzoli Education. Presentiamo adesso il webinar Grammatica e Lessico, perché e come imparare tante parole di Flavia Fornili e Teresa Serafini. Il relatore principale di questo webinar sarà Teresa Serafini, che penso conosciate tutti, è autrice di Grammatiche italiane per la scuola da molto tempo, per Rizzoli Education e anche per Zanichelli. E è una persona molto aggiornata su tutte le più recenti innovazioni nel campo della linguistica e con continui rapporti con l'università. Ha pubblicato numerosi saggi nel corso degli anni, fra cui Come si legge e si scrive un racconto di Bompiani, oppure Come si fa un tema in collaborazione con Umberto Eco molti anni fa. E recentemente con noi, nel 2021, insieme a Flavia Fornili, che è anch'essa docente di scuola secondaria superiore, ha pubblicato la grammatica italiana, Italiano, regole e creatività. Dicevo, il tema di questo webinar è il lavoro sul lessico, che per gli studenti è ancora oggi una delle cose più importanti da imparare, perché dietro alle parole, dietro a un corretto uso delle parole, c'è anche un forte concetto di identità, di cittadinanza e di conoscenza di se stessi e del mondo che li circonda. Ma meglio di me vi parlerà adesso Teresa, qui do la parola. Grazie, buongiorno a tutti. Oggi parliamo di grammatica e lessico. Quando si parla di grammatica si pensa sempre alla morfologia e alla sintassi. In realtà i ricercatori nel campo dell'educazione linguistica dicono che la metà del lavoro di grammatica dovrebbe essere fatta sul lessico. E oggi vediamo alcuni settori della didattica del lessico e vediamo quanto possa essere utile e quante cose si possono fare. Già negli anni 70 e 80, Tullio De Mauro aveva proposto il Glotto Kit, che era un progetto per far arrivare, tanto vi do un'idea, i ragazzini della terza media a conoscere 3.000 parole dell'italiano. Guardate che 3.000 sono pochissime, perché la maggior parte dei ragazzi di parole ne sanno veramente poche. Pensate che un dizionario grande arriva a 50.000 parole, piccolo, un dizionario piccolo, uno grande a 150.000 parole, quindi 3.000 parole è pochissimo. Quindi i ragazzi ne sanno veramente poche di parole. E nella costruzione della didattica possiamo partire dagli errori. E quindi ci si rende conto immediatamente quanto lavoro si può fare in maniera sistematica per superare gli errori. Tante volte noi ci lamentiamo, diciamo, non sanno parlare, non sanno scrivere, dicono la globalizzazione è quando, l'eutrofizzazione è quando. E ora, per definire una parola, dopo la E, se la parola è un nome, bisogna mettere un nome. Il problema è quale parola? Quale nome? La globalizzazione è il fenomeno. Questo è un caso difficile, però adesso vedremo che ci si arriva attraverso un percorso molto semplice di analisi, comprensione e sistematica costruzione di definizione di parole. L'eutrofizzazione è la crescita abnorme di alghe dovute a inquinamento. Loro dicono l'eutrofizzazione è quando ci sono tante alghe perché l'acqua è inquinata. Oppure capita che loro i concetti ce l'abbiano, ma dicono come si chiamano le aziende che spostano, cioè, le fabbriche nei paesi poveri? C'è una parola dietro che si chiama delocalizzazione. Allora loro il concetto ce l'hanno, si spostano le aziende nei paesi poveri per risparmiare con stipendi più bassi. Quel concetto lì complesso si chiama delocalizzazione. Ora, è chiaro che se uno definisce bene, impara a costruire bene le frasi, conosce le parole specifiche, parla e scrive meglio. Poi ci sono tanti errori, avrete presente quando parlano in maniera slegata la causa di X è questo e poi e poi e poi, non costruiscono un discorso strutturato. E qui la struttura del discorso, come la struttura dei testi, può essere affrontata anche attraverso l'analisi sistematica di certe parole che oggi vedremo insieme. Noi ci lamentiamo e tutti noi raccogliamo delle perle dei ragazzi quando dicono collimare
uno dei nostri allievi ha detto strada che collega la collina al mare. Ora le parole vanno imparate nei contesti. Già se io dico le mie idee collimano con le tue, probabilmente più ragazzi arrivano a dire che collimare vuol dire coincidere. Voi sapete che si è sempre detto si imparano tante parole scrivendo e soprattutto leggendo tanto. Ecco, in realtà oggi mostreremo che non basta leggere, c'è anche tutto un lavoro che può accompagnare la lettura, che è indispensabile, per cui comunque le parole che noi impariamo le impariamo perché le abbiamo lette in un testo e da qui poi facciamo tutto il lavoro che mano a mano vediamo. Bisogna sempre ricordare come si fa a imparare. Voi sapete che la sintesi di tante teorie pedagogiche viene mostrata con la famosa piramide dell'apprendimento. Vedete che in alto ci sono i comportamenti passivi. Ascoltare e leggere fa imparare poco, intorno al 15%. In realtà, per imparare sono necessari dei comportamenti attivi. Se abbiamo davanti a noi dei testi dobbiamo imparare a sottolineare, a prendere appunti, imparare a fare schemi, inventare domande e lavorare sulle parole. Oggi parliamo di questo campo qui. E tra l'altro ripetere molto, vedremo che la ripetizione è fondamentale. Poi chiaramente tutti i materiali raccolti vengono revisionati e se uno presenta un argomento che ha preparato ai compagni o lo insegna ad altri, si impara tantissimo. Per quello il mutuo insegnamento non serve soltanto a chi impara, ma anche a chi insegna. Un altro modo di presentare l'apprendimento è il cono dell'apprendimento, che è più o meno la stessa cosa, per cui dopo 2 settimane tendiamo a ricordare il 10% di ciò che leggiamo, il 20% di ciò che odiamo, il 20% di ciò che vediamo, eccetera, eccetera. Cioè più siamo attivi, più impariamo. Ora, imparare una lingua adeguata e arricchire il lessico è importantissimo. Don Milani diceva è solo la lingua che rende uguali, uguale è chi sa esprimersi e intendere l'espressione altrui. De Mauro, parlavamo prima del progetto Glotto Kit, lui ha fatto tutta la sua vita, ha lavorato a progetti di insegnamento della lingua italiana attraverso questa associazione che è il GISCEL, che ancora adesso organizza dei bellissimi congressi, serie di libri, studi sulla didattica della lingua. Ecco, la cosa su cui insiste De Mauro è che non è solo l'insegnante di italiano che deve insegnare come si scrive, come si parla, ma tutti i docenti. E vediamo che qualsiasi cosa io mano a mano organizzo di didattica deve essere condivisa con i colleghi. E non soltanto il lavoro, ma proprio anche le metodologie. Oggi vediamo il lavoro sul lessico e qualcosa sulla struttura dei testi. Tante cose dello scrivere e del parlare, se oltre all'insegnante di italiano le insegnano contemporaneamente gli insegnanti di tutto il consiglio di classe, il messaggio arriva molto di più, molto più ripetuto, molto più ricco, con molte più sfaccettature. Per insegnare a lavorare sulle parole è stata usata una metafora. Il testo è come una costruzione, vedete, una casa costituita da mattoni e da calce. Ecco, sui mattoni e la calce bisogna fare dei lavori diversi. Le parole mattone sono tutte le parole che trasferiscono un contenuto: latitudine in geografia, guelfo in storia, eutrofizzazione in scienze, globalizzazione in sociologia, eccetera. Le parole mattone sono invece non solo tutti connettivi, tipo quindi, poiché, dato che, infatti, ma anche tutti gli elementi strutturali in senso generale del testo o del discorso. Prima ho spiegato che, ora vedremo, nella prima parte, nella seconda parte. Ecco, questo uno pensa che non siano parole, sono espressioni di collegamento, ma su questo ci sono tanti altri lavori che si possono fare. Ora, i dizionari sono sicuramente un aiuto straordinario, non soltanto quelli monolingui, quelli dei sinonimi, quelli specialistici se lavoriamo, non so, nell'arte o nella medicina. E oggi guarderemo qualche cosa di dizionari che non vengono tanto usati nella scuola, i dizionari analogici e delle collocazioni, che invece sono utilissimi per vari aspetti, non pongono, costruiscono le definizioni, costruiscono qualcosa intorno alle parole diverso dai dizionari, per esempio, monolingui.
molto bello è che adesso i dizionari, oltre che su carta, li abbiamo online, per cui se in classe riusciamo, come molti di noi ormai riescono, a proiettare un dizionario online, il lavoro viene benissimo. Quel lavoro che normalmente veniva fatto da un ragazzo su un dizionario letto a voce alta viene invece condiviso, proiettato sullo schermo. Tra l'altro vi suggerisco i dizionari Rizzoli, sono online, gratuiti, basta su Google scrivete dizionario Rizzoli, escono fuori dizionari di tutte le materie, anche bilingui. Quindi se noi facciamo la ricerca delle parole che mano a mano sono necessarie e le condividiamo, tra l'altro se abbiamo un computer, tutte le tecniche, le pratiche che adesso vedremo vengono fatte molto più comodamente col computer. Qui in questo caso c'era la parola laconico, era il lemma laconico che era stato cercato. Sulle parole mattone ci sono da fare due tipi di lavori. Allora, imparare a definire le parole e imparare a memorizzarle. Definire le parole vuol dire non soltanto definire quella parola specifica, ma imparare a costruire delle frasi ben fatte sul modello delle parole che mano a mano abbiamo imparato a definire. E qui può valer la pena veramente di fare un lavoro l'intero consiglio di classe, per cui due mesi, tre mesi, si dice al consiglio di classe che facciamo questo lavoro e si tratta di condividere con loro queste metodologie, non soltanto raccontandogliele, ma anche dando loro magari qualche foglio di sintesi oppure con un cartellone che adesso vediamo. Conviene lavorare su quattro modi per definire le parole: la definizione con un sinonimo, la definizione morfologica, la definizione con negazione e la definizione semantica. Quella con un sinonimo è la più semplice: casa, abitazione. Ricordarsi che due parole sono raramente dello stesso significato, un significato simile, ma ci può essere un registro diverso. Se io dico che moglie e poi dico sposa è un registro più affettivo, quotidiano. Bisogna ricordare, nel caso si definisca una parola con un sinonimo, che deve essere della stessa categoria grammaticale, per cui se io devo definire cortese devo trovare un aggettivo, gentile. Nel caso di un verbo come chiacchierare, per esempio, un sinonimo è confabulare, quindi della stessa categoria grammaticale. Poi ci sono tutta una serie di parole che si richiamano, che si rifanno ad altre parole, sono le definizioni morfologiche, per cui se io lunare chiaramente si riferisce proprio della luna, campestre, proprio pertinente alla campagna. In questo caso il dizionario non vi riporta la parola, la definizione della parola, ma vi rimanda alla parola con cui ha in comune la radice. Un dizionario di cui oggi non parliamo è il Repertorio Italiano di Famiglie di Parole, che è uscito un paio di anni fa per Zanichelli. È un dizionario straordinario che presenta le parole tutte per famiglie, per cui se voi andate a guardare per esempio non so, calcem, che vuol dire calcagno, da calcem latino derivano ovviamente calca, calco, ma anche calcio, ma anche calzino, anche calzone, e tutte le parole derivate, e ci sono circa 350 parole su questo dizionario ed è possibile fare un arricchimento lessicale attraverso tutte le parole che si rifanno a queste radici. In genere sono radici latine, ma non è necessario assolutamente conoscere il latino, perché si vede come queste parole sono nate una dall'altra, spesso per derivazione. Terzo modo di definire le parole è la definizione con negazione. In matematica spesso i ragazzi dicono pari è un numero divisibile per 2. E che cos'è dispari? Non viene definito, dice di numero non divisibile per 2. Quindi si nega la parola di significato contrario. Scapolo, che cos'è lo scapolo? È uno sposato.
Che cos'è un minorenne e un non maggiorenne? Quindi sono delle definizioni fatte attraverso la negazione di una parola di significato contrario. Le più interessanti su cui lavorare sono le definizioni di tipo semantico. Ecco, tutti i libri, anche il nostro, hanno un capitolo di semantica, anche il nostro Italiano Regole e Creatività, c'è un capitolo di semantica che spiega i rapporti tra le parole. Ecco, uno dei rapporti c'è la sinonimia, c'è l'antonimia, ma c'è anche il rapporto iperonimo-iponimo. Per cui la parola iperonimo è un insieme ampio, l'iponimo sono gli elementi dell'insieme. Allora, capire questo concetto è fondamentale per imparare a definire la maggior parte delle parole. Ora, come si fa, come è costruita una definizione in modo semantico? Allora, per esempio, l'olmo, si cerca la parola di l'insieme più grande che lo include, albero. Abete sarà sempre albero, quercia sarà sempre albero. Dopodiché si dice la caratteristica specifica di questo albero rispetto agli altri dell'insieme. Per esempio, olmo si dice ad alto fusto, con tronco a corteccia sugherosa, abete è anche ad alto fusto, però è resinoso e c'ha foglie aghiforme, la quercia c'ha foglie caduche, quindi le caratteristiche di quell'albero rispetto agli altri dell'insieme. Ma è la prima parola, che è l'insieme più ampio, è l'iperonimo. Ora, il rapporto iponimia, il rapporto di inclusione che abete rispetto ad albero, è il rapporto di iperonimo e iponimo. Iponimo è l'elemento dell'insieme, all'interno dell'insieme. Bisogna stare attenti a non confonderlo con il rapporto tutto parte. Se io dico che la bicicletta ha un manubrio, le ruote e i freni, non posso dire... È un rapporto tutto parte, il manubrio è parte della bicicletta. La prova è che non posso dire, mentre nel caso dell'abete, la pena e il quercio posso dire l'abete è un albero, non posso dire il manubrio è una bicicletta. Attenzione, che questo è uno degli errori più comuni quando i ragazzi cominciano a lavorare i rapporti tra le parole, e chi impara a programmare deve distinguere nettamente questi due concetti, e mi dicono persone che insegnano programmazione all'università che spesso i ragazzi sbagliano il rapporto è ISA è un, quindi di inclusione con rapporto tutto parte. Quindi questo è interessante perché è anche una maniera di incominciare a fare della logica. Tra l'altro gli apporti tra gli insiemi è importante lavorarci, per esempio quando si fanno gli schemi, per cui ci può essere un rapporto di inclusione, rosso è un colore, ISA, o di esclusione, colore e alberi sono due insiemi assolutamente disgiunti, ma gli insiemi possono essere l'intersezione, per cui medici e donne sono in rapporto di intersezione, ci sono dei medici che non sono donne, delle donne che non sono i medici. Poi in mezzo c'è questa intersezione in cui è l'insieme delle donne che sono medico. Questi concetti, una volta che spieghiamo il rapporto di iperonimo-iponimo, è importante svilupparli perché è molto utile quando poi si fanno gli schemi di vario tipo. Chiaramente i rapporti sono a catena, per cui dopo colore rosso è un colore, ma poi dopo all'interno dei rossi noi abbiamo corallo, rubino, vermiglio, per cui il rapporto di inclusione può andare giù a catena moltissimo. Allora, le parole nuove che io mano a mano conosco, incontro nei testi, devo ricopiarle e analizzarle la definizione, costruendo per esempio delle tabelle di questo tipo. Allora, l'anafora, e qui il solito problema è sempre la prima parola, che spesso è una locuzione, è una figura retorica. La locuzione è un gruppo di due o più parole. L'onopatopea è una parola o espressione che evoca qualcosa imitando nel suono, eccetera. Guardate che un lavoro sistematico sulla prima parola delle definizioni porta a un miglioramento enorme nella maniera di parlare dei ragazzi. Proletariato è una classe sociale. La marea è un movimento periodico. Tra l'altro è bello, i ragazzi si divertono moltissimo dopo un po'. Oceano è una distesa d'acqua, l'onda è un'oscillazione di una massa d'acqua.
lo stiloforo è un animale marmoreo, il protiro è un arco, poi chiaramente ci sono le caratteristiche che seguono, il fonendoscopio è uno strumento diagnostico. Fatta la prima parte, la definizione, il resto viene abbastanza facilmente. Vedete che accanto a alcune parole che possono avere una visualizzazione, io per esempio nelle mie tabelle posso mettere un piccolo disegno o una piccola foto. Ora, questi quattro modi per definire, questo è un cartellone che hanno fatto un gruppo di nostri alunni, deve essere condiviso con i ragazzi in classe, sul muro, ma serve anche per ricordare ai colleghi cose che loro fanno per pratica ma non conoscono in teoria, per cui la definizione di tipo semantico, la definizione con negazione, la definizione con un sinonimo, e messa al muro è una maniera con cui i colleghi mettono a fuoco mano a mano il lavoro che loro fanno sulle loro parole, sulle parole dei linguaggi specifici che loro usano. Quindi abbiamo visto la globalizzazione è il fenomeno, l'utilizzazione è la crescita enorme, e abbiamo visto i vari problemi. Allora, come si fa a questo punto? Abbiamo visto come si definiscono, vediamo come memorizzarle. Allora, non si possono imparare elenchi di parole così come sono. Quindi li dobbiamo incontrare in un testo e dopodiché dovrei lavorare, incontrarle in più testi. Per quello adesso vediamo come preparare dei materiali per lavorarci. Voi sapete che a scuola si lavora molto per unità didattiche e spesso i libri costruiscono dei pezzi di saperi per unità didattiche, c'è il lessico specifico di quel capitolo. Il problema è che io ci devo ritornare su queste parole. L'unità didattica durerà 3 settimane, 1 mese. Se io non ci ritorno dopo più volte, anche finito quell'argomento perché sono passata a un altro, le parole ho difficoltà a memorizzarle. Allora, come faccio a memorizzarle? Devo incontrarle più volte. Leggo. Però poi, se io visualizzo, per esempio, con disegni e foto, le uso. E poi ripeto, la ripetizione avevamo visto nella piramide dell'apprendimento è fondamentale per solidificare le parole, quindi tramite tabelle, schede in 4 parti, flashcard e giochi. Molti studi hanno mostrato che per imparare una parola nuova è necessario incontrarla e usarla tra le 5 e le 20 volte, anche in una seconda lingua ma anche nella prima lingua. Ah sì, ci sono tanti tipi di conoscenza delle parole, perché io posso dire sì, questa parola l'ho già incontrata ma non so dire esattamente il significato. Per impararla bene devo aver chiaro il significato e devo imparare anche a saperla definire. Se io aspetto di rincontrarla in maniera casuale mano a mano lavorando, il processo di apprendimento delle parole, l'aumento delle parole di una lentezza enorme. Questa è la ragione per cui bisogna imparare a costruire dei materiali. Questa è la più famosa curva dell'apprendimento che bisogna conoscere, la famosa curva della dimenticanza di Ebbinghaus, che giustifica e fa capire perché è importante ripetere. Allora, quando io imparo qualcosa e la sento, nel giro di poche ore, pochi minuti, 1 ora, 9 ore, dimentico quasi tutto, ricordo alla fine il 20%, il 30%, e dopo 1, 2, 3 giorni non ricordo quasi niente. Ebbinghaus faceva tutti esperimenti su di sé, memorizzando e vedendo cosa ricordava e cosa non ricordava, elenchi di sillabe senza significato. Anche perché il significato poi mette in gioco anche altri meccanismi dell'apprendimento. Quindi questa curva, per cui si dimentica subito se io la sento una sola volta, porta alla famosa curva dei rinforzi. Vedete, io qui ho imparato una parola e tendo a dimenticare. Faccio un rinforzo, cioè per esempio ripeto la definizione su una tabella. Faccio un altro rinforzo, mi autointerrogo o la uso in uno scritto.
Vedete che la curva della dimenticanza va giù, 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 sempre più in maniera tenue? E questo è straordinariamente bello. E quindi queste curve, questi lavori di rinforzo R1, R2, R3, R4 devono essere non tanto lontani tra di loro. Però se io poi dopo non faccio più nessun rinforzo, comunque, anche se ne ho fatti molti inizialmente, c'è la curva della dimenticanza un pochino incide. Quindi questa è la ragione per cui bisognerebbe ritornare dopo un po' di tempo anche su parole di unità didattiche che sono passate. Quindi quali sono le buone abitudini per imparare le nuove parole? Fermarsi. Per esempio molti di noi dicono vabbè, le parole nuove lì per lì magari le capisci dal contesto, ma facci un cerchio attorno con la matita, poi dopo magari ogni sessione di studio su 3-4 parole ci fai un po' di lavoro. Capire il significato, io lo capisco in base al contesto, ma magari vado a vedere la definizione se è il caso. Isolo le parole dal contesto e creo dei materiali per memorizzarle ciascuna individualmente e mi alleno. Come sono fatti questi materiali? Ecco, la cosa più semplice è costruire delle tabelle in tutte le materie con le parole nuove e le loro definizioni. Quindi tutte le parole dei famosi linguaggi specifici, per cui noi lo facciamo per l'italiano, la storia, la geografia, dipende cosa insegniamo, ma quello lo farà sulle scienze, quell'altro lo farà sull'arte. Ognuno lo deve fare sulle sue parole specifiche, deve far costruire ai ragazzi queste tabelle che possono essere fatte sul libro oppure sul computer, come dicevamo. Ecco, queste tabelle hanno da una parte, sono su due colonne, questo è un tipico foglio tabella Word, da una parte tutte le parole e dall'altra parte le definizioni. E attenzione a non fare come spesso si fa, che la definizione viene fatta immediatamente a partire dalla parola e continua allo stesso livello delle parole. Ecco, questo modo di raccogliere le definizioni delle parole non permette di autointerrogarsi. Ai miei tempi si usava un'agenda e io ricordo che le parole le scrivevamo così. In realtà, se io le scrivo su tabelle, io posso coprire le definizioni e autointerrogarmi che cos'è l'eutrofizzazione e la crescita abnorme di alghe dovute a inquinamento, che cos'è la allitterazione e la figura retorica, eccetera. Oppure partire dalla definizione, la crescita abnorme di alghe dovute all'inquinamento si chiama eutrofizzazione. Quindi mi autointerrogo, non ho bisogno di nessuno. E questo soltanto se faccio però delle tabelle con fogli così separati. Allora, una buona abitudine direi ai ragazzi, che per ogni materia, adesso ognuno di noi si organizza in vari modi, ma io ho sempre usato dei grandi quadernoni e alla fine di ogni tipo di lavoro, epica o letteratura o grammatica, facevo prendere dei fogli e il foglio su cui loro mano a mano raccoglievano le parole con le loro definizioni. Ora, queste cose possono essere chiaramente condivise nella classe, quindi non c'è bisogno di fare un lavoro individuale. E una volta che loro hanno capito, però condividerle è utile, perché poi questi fogli possono essere spediti anche a chi magari è un po' disordinato e non li ha conservati. E quindi questa è la tabella di autointerrogazione. Ecco, dicevamo che l'uso delle immagini è fondamentale, perché se io dico che il protiro è un arco sorretto da due colonne che orna la porta centrale d'ingresso di alcune chiese e basiliche, ecco, se ho anche un disegno o una foto, il concetto resta meglio. Quindi, dopodiché o le metto nel lato della tabella come vi ho fatto vedere prima, oppure comincio a costruire delle schede in quattro parti. Ecco, tutti questi materiali di lavoro un po' più sofisticati possono essere fatti a livello di classe, per cui ogni gruppo si occupa di alcune parole specifiche e noi costruiamo questi materiali su cui da soli, a coppie, in gruppo, si autointerroga, si fanno dei giochi di quiz, di società. Tante volte ci sono dei giochi di società con le domande. Allora, guardate, per esempio, le schede in quattro parti hanno appunto quattro quadranti. La prima c'è la parola minareto, sotto c'è un'immagine. Poi c'è nel quadrante 3 c'è la definizione, è una torre, presenta
presente in quasi tutte le moschee, dalla quale il muezzin 5 volte al giorno chiama alla preghiera i devoti di là. Quindi attenzione qui a mettere la definizione senza la parola. E poi un piccolo contesto, magari uno di quelli in cui l'ho trovata, in cui la parola, ci sono puntini puntini, non viene citata. Questo perché io poi posso piegare queste schede in 4 parti, ecco qui per esempio c'è un altro esempio, cirro. Se io dico nube alta, bianca e trasparente, a struttura fibrosa e sfilacciata, se vedo la fotografia la memorizzo subito. Le posso poi ripiegare e costruire delle flashcard. Ecco, queste sono le flashcard dei nostri alunni, per cui da una parte noi abbiamo la parola con le immagini e dietro abbiamo ancia, meridiano, sineddoche, feudo e dietro abbiamo appunto la definizione e un piccolo testo con i puntini al posto della parola che manca. E dopodiché io mi posso autointerrogare da una parte e dall'altra, per cui è molto bello costruirle a gruppi queste flashcard in cui si condividono, ad esempio, in una scatola e dopodiché si fanno dei giochi di società simili a quelle che a volte si fanno, i ragazzi fanno o anche gli adulti fanno, per esempio a Natale, per passare il tempo insieme. E quindi la parola può essere usata, la flashcard può essere usata dalla prima pagina, dalla prima facciata, parola più immagine, per esempio protezionismo, oppure dall'altra parte, la politica economica che si propone di e devo arrivare alla parola protezionismo. Ora queste qui sono state fatte a mano, ma esistono dei software bellissimi in cui io carico tutte le parole e mi posso autointerrogare semplicemente stando sul computer. Gli aspetti fisici ai ragazzi non dispiacciono, però uno se li può costruire benissimo, la classe li può costruire con un software e condividere questi software in cui ci si interroga da una parte e dall'altra. Qui se parto dalla seconda parte, spostare in altri paesi l'intero processo di produzione, quindi spostare e delocalizzare, vedete, è un verbo. Se io dico spostamento, sarà delocalizzazione. Quindi attenzione alla prima parola che è della stessa categoria grammaticale dell'altra. E qui sono i nostri ragazzi che giocano con un po' di flashcard interrogandosi. Nell'ambito della scuola si possono organizzare tante attività che attirano l'attenzione dei ragazzi su parole specifiche. Al tempo della TAV, in una delle nostre scuole, lavorammo sulla parola NIMBY, che è un acronimo, Notte in my backyard. Ricordate, no? Tutti vogliono i treni ad alta velocità, però basta che non passano per il mio giardino. E quindi era stato chiesto a tutti i ragazzi della scuola che volevano di visualizzare una parola, perché in quel caso qui ho le fotografie di NIMBY e di graphic novel. È possibile poi far inventare a loro dei quiz, esattamente come facciamo noi quando per esempio inventiamo degli esercizi, per cui sneakers, e tra l'altro sneaker, perché le parole straniere sapete che non andrebbero col plurale, comunque questo è un lucido che è rimasto da un lavoro con gli studenti, e questo è stato inventato da loro. C'è un pericoloso serpente africano, nutriente merendina adatta agli sportivi o scarpe da ginnastica. Vedete che A e B sono i distrattori e bisogna lavorare sul significato, per cui snake e snack, la merendina. Per cui avevo trovato molto creativi i ragazzi che avevano inventato questi distrattori lavorando sulla forma della parola. Le sneaker sono le scarpe da ginnastica, da to sneak, muoversi furtivamente con passo felpato, con allusione alla silenziosità delle scarpe. Il lavoro legandosi all'attualità è fantastico, per cui nell'epoca della pandemia si possono vedere tutti i neologismi entrati nella lingua italiana, che sono di tutti i tipi, per cui ci sono i prestiti sono parole
che sono state prese tale e quale, per cui spillover, che è il salto da una specie all'altra, sapete che dai pipistrelli il nostro virus è passato probabilmente al pangolino e poi, che è stato l'ospite intermedio, è passato a noi. Non si è neanche provato a tradurlo, è stato preso così. Tra l'altro si è molto scherzato della parola prestito, perché in realtà non si restituisce, potrebbe essere un chiamato regalo invece che prestito. Lo stesso per lockdown, si era tentato, qualcuno aveva detto ma chiamiamola chiusura totale, isolamento, blocco. Ecco, in realtà la parola che poi ha preso l'uso è entrata nel linguaggio è la parola tale e quale. Ci sono poi parole come Covid-19 e SARS-CoV-2 che sono degli acronimi, per cui Covid-19 è l'acronimo da coronavirus disease, e il 19 è l'anno in cui è stato scoperto, quindi questo è un acronimo, e molto spesso nuove parole nascono da un acronimo. Poi ci sono i calchi, sono andata a guardare in inglese come si pronuncia esattamente, si dice social distancing, e in italiano è nato distanziamento sociale, che è effettivamente un'espressione un po' strana, ma è identica, è nata su imitazione proprio per calco dall'inglese. Poi molto divertente sono i falsi anglismi, per cui smart working è un'espressione italiana ma che in inglese non esiste. In inglese loro dicono working from home, WFH, oppure remote working, oppure teleworking, ma smart working è lavoro furbo, non si è mai visto. Nella legislazione italiana si è provato a tradurre con lavoro agile, però non viene poco usato, sapete, si continua a lavorare sulla smart working. È infodemia, è il fenomeno per cui un sacco di falsità si diffondono, e la parola infodemia nel caso della pandemia del 20 e 21, speriamo si termini con il 21, è stata molto usata, ed è una parola macedonia. Le parole macedonia sono parole che sono la fusione della parte iniziale di una parola con la parte finale di un'altra, per cui information epidemic, infodemia, demic, informazione epidemia. Ce ne sono tantissime, per cui eliporto, per esempio, è elicottero, viene presa soltanto la prima parte, quindi è un'altra parola macedonia. Poi ci sono delle parole tecniche che già esistevano in medicina, per cui droplet erano l'insieme di goccioline con cui viene passato il raffreddore, l'influenza, e adesso è stato utilizzato molto spesso per, purtroppo, quando si è parlato di come si diffonde questo virus del Covid-19. Ecco, è molto interessante andarsi a guardare e a lavorare sulle prove invalsi, che hanno una parte di comprensione del lessico, perché mettono a fuoco alcuni aspetti molto interessanti di comprensione delle parole, che da solo abbiamo visto prima il caso di Collimare, non ci si arriva, ma il contesto aiuta. Guardate questa test della seconda della primaria. Dice, nel testo c'è scritto, vi cresceva a profusione qualsiasi specie di frutta. E subito dopo ci sono altre due frasi riportate qui sotto. In ciascuna di queste due frasi c'è una parola che ti aiuta a capire che cosa significa profusione. Sottolinea in ciascuna frase la parola che ha un significato simile all'espressione a profusione. E sotto c'è, bastava allargare le braccia per raccogliere la selvaggina che era abbondantissima. Abbondantissima, qui adesso è la risposta che loro dovevano fare. Guardate che noi potremmo dire, leggi il contesto. Qui il contesto viene riportato di nuovo, quindi per i bambini piccoli può essere utile fargli vedere quali altri elementi del testo aiutano a capire il significato. E sotto c'era,
quanto i pesci erano così numerosi che ogni tanto dovevano saltare fuori. Numerosi viene richiamato a un significato simile a abbondantissima e profusione. Sempre la seconda primaria, un mattino un barcone attraversò il fiume, il re rimase esterrefatto. Qui non viene dato il contesto, dice, che significa esterrefatto? E gli si danno quattro alternative. Quindi devi leggere il contesto e capire qual è l'alternativa. Qui non gli si dice il contesto è questo, devi leggerlo, ed era un re che in effetti era rimasto molto stupito di una certa situazione. E un altro quiz, questo della scuola secondaria di secondo grado, la parola conclamata nel contesto tra la verità piena e la menzogna conclamata significa, equivale a evidente, pubblica, provata e invocata. È un contesto piccolo, dato da una sola frase, per cui la verità piena e la menzogna sarà evidente, quindi posso con l'aiuto della stessa frase arrivare conclamato, magari non saprei dire quale di questa, ma nella frase è facile ricavare. Sempre secondaria di secondo grado, l'espressione per cialtroneria, per scarso interesse, per ignoranza, per poca serietà, per cattiveria. E qui uno può leggere il brano e capire qual è il significato in quelle idee. Qui però la domanda non aiuta, bisogna andare a leggerlo, per cui poca serietà, ci si arriva con un ragionamento. Molti giochi possono essere fatti, e i testi li presentano con dei close, per cui le parole da imparare, posso dire, tra l'altro, di farli, i close possono essere fatti dagli stessi studenti. Prendete un piccolo brano, cerchiate le parole difficili, create dei multiple choice sulle parole difficili, ricopiate il testo mettendo puntini al posto delle parole e poi fate riempire i puntini ai compagni. Questa può essere un'esercitazione in cui, se si mettono in gruppo, creare i multiple choice per le parole difficili è divertentissimo, perché creare distrattori intelligenti è veramente un gioco bellissimo. Io l'ho fatto tante volte e ai ragazzi assolutamente piace, perché i giochi con la lingua sono divertenti. Ora, gli errori sono di tanti tipi, per cui può essere sempre utile capire, questo è un errore che è preso dallo scritto di un nostro studente. In Italia molti posti di lavoro sono occupati non per merito ma per ereditazione di padre in figlio, che è una parola inventata, in realtà si dice ma per eredità. Ora, attenzione, che purtroppo non c'è una regola, perché da collocare noi abbiamo collocazione, da criticare abbiamo critica, non abbiamo criticazione. Quindi purtroppo le parole della lingua devono essere imparate una per volta. Per cui certi errori sono in fondo errori intelligenti. Poi noi li correggiamo e diciamo no, però l'ereditazione non c'è. E poi molto bello è tutto il lavoro fatto sulla violazione della solidarietà lessicale, per cui con la lettura dei giornali la professoressa di italiano vuole solleticare il nostro interesse ai problemi del mondo contemporaneo, e in realtà non si dice solleticare l'interesse, si può dire solleticare, accendere, alimentare la curiosità, oppure si può dire stimolare, destare, suscitare l'interesse, ma solleticare l'interesse non si può dire. Ecco, e per questo ci sono dei dizionari straordinari che non vengono usati a scuola, ma sono i dizionari più utili a quando uno scrive. Sono dizionari, qui ve ne ho mostrati due più diffusi, uno di Locascio e l'altro della Tiberi, e il dizionario analogico. Vediamo il dizionario delle collocazioni come è fatto. Vediamo la parola concorso. Allora, se io devo dire un verbo con concorso, io se sono un insegnante che fa un concorso, oppure il ministero fa un concorso, fare è un po' sciatto. Allora, il candidato partecipa a un concorso, e il ministero bandisce un concorso, oppure indice un concorso. Vedete, sono i verbi che possono combinarsi bene con la parola. E anche gli aggettivi, in questo caso è semplice, prestigioso, pubblico, regolare, ma ci sono dei casi in cui si è molto in dubbio su quali sono gli aggettivi adatti. E facevamo un lavoro sui pregiudizi
sul film Mississippi Burning, e la parola pregiudizio è difficile da usare. Guardate come il dizionario delle ricollocazioni porta le informazioni. Allora, per esempio, le parole che si legano alla parola pregiudizio possono essere forte, evidente, irriducibile, odioso, ostinato. I tipi di pregiudizi: culturale, etnico, ideologico, morale, razziale, religioso, sessuale. Queste cose non le trovate sui dizionari normali. I verbi che si legano a pregiudizio in funzione di complimento: si possono dire alimentare un pregiudizio, causare un pregiudizio, combattere un pregiudizio, contrastare un pregiudizio, quindi pregiudizio come complemento oggetto, scalzare un pregiudizio, ce ne sono tanti. Invece, quando pregiudizio è soggetto, un pregiudizio emerge, un pregiudizio perdura, un pregiudizio permane. Guardate, è straordinario per arrivare al buon uso delle parole. Quindi questo è il dizionario da utilizzare. Un altro dizionario molto utile è il dizionario analogico. Uscivano i primi quando Giuseppe Pontigia faceva i corsi di scrittura al Teatro Verdi a Milano, erano i primi corsi di scrittura, si facevano in italiano, e lui diceva: dovete usare il dizionario analogico. Ha delle similianze con quello delle collocazioni, e pone le parole raggruppate per grandi aree di significato. Per esempio, vediamo la parola naufragio. Il dizionario analogico, allora, all'inizio c'è qualcosa che può sembrare un sinonimo: naufragio, affondamento, sprofondamento, sommersione, reazioni, ecco, naufragare, fare naufragio, affondare. E questo da naufragio voi non lo ricavate su un dizionario normale. E altro tipo di azioni, per tentare di uscire ed evitare il naufragio, oppure la causa, disancorarsi, disormeggiarsi. Ma pensate un po', a un certo punto c'è un romanzo in cui si parla di un naufragio famoso. Guardate a persone. Le persone legate a un naufragio sono il naufrago, vittime del naufragio, il disperso, ma anche Robinson Crusoe. E se io non me lo ricordo, lo vado a trovare sul dizionario analogico. Come anche in basso, relativo a altri dizionari, mettono cause. Le cause di un naufragio possono essere la burrasca, la tempesta, l'uragano, ma io non mi ricordo come si chiama il mezzo di salvataggio. Ah, la scialuppa, la lancia, il giubbotto salvagente, il relitto, la carcassa, quindi tutta l'area semantica legata al naufragio. Quindi se io devo parlare di un naufragio, e qui posso cercare le parole giuste per parlarle in maniera corretta. Altro errore sono i malapropismi che vengono utilizzate dai comici, perché vuol dire confusione tra parole simili. Malapropismo nasce da Malaprop, che era il personaggio di un'opera di Sheridan, un autore tra 7 e 800, che sbagliava le parole, e sbagliare le parole lapsus per raptus. Sono parole che hanno un significato simile, ma no, hanno una forma simile ma un significato diverso. Per esempio, posso dire: la dirigente va in pensione e il suo posto resta vagante. Per esempio, al posto di vacante: mi interessa la branchia della biologia, da grande farò il medico. Qui è la branca. Nei giovani bisogna istigare il rispetto per i più deboli, instillare, e questo lo posso trovare sul dizionario delle collocazioni. Stefano Bartezzacchi, sapete, è bravissimo, le parole, ha fatto un libro in cui ha riportato: non ho la più squallida idea, anche questo è un malapropismo, non ho la più pallida idea, in cui ha riportato tutti gli esempi che gli hanno mandato per posta i suoi lettori. Sono tornata dalle vacanze e da domani riprendo il solito tram tram. Mi sono sbagliato, ho preso un lapis, per dire un lapsus, sono parole simili. Non bisogna dare alito ai pettegolezzi, mettere il dito nella piastra e piangere sul latte macchiato. Quindi abito, piaga, versato. E vabbè, quindi sono malapropisi e fanno anche ridere. Ma vediamo un attimo, un po' rapidamente, come imparare invece a lavorare, a conoscere, a usare le parole calce, come fare dei percorsi didattici. Esiste tutta una ricerca su come si fa a costruire il linguaggio accademico, come si fa a costruire il lessico che permette di scrivere e parlare bene
costruendo dei testi o dei discorsi di tipo espositivo, quindi di contenuto. E vediamo un caso per due esempi che voglio fare oggi: le frasi organizzatrici con le parole categoria e i modi per esprimere i nessi causali. Voi sapete che dal mondo inglese a noi è arrivata una visione del testo che io trovo straordinaria. Io ho studiato, ho preso un master a Stanford in California e fino allora non avevo mai lavorato sui paragrafi. Il mondo di lingua inglese dice che un testo è costituito da unità di informazione, ognuna deve essere presentata con un paragrafo ben costruito. E loro presentano dei tipi di paragrafi particolari che sono costruiti con delle regole un po' rigide, ma io ho trovato che chi non sa scrivere ha dei miglioramenti enormi a imparare a costruire queste unità di informazioni con queste regole. Il paragrafo per lista è, o per enumerazione, è il paragrafo più comune che esista. Ho tre ragioni per essere contento, la prima è, la seconda è, la terza è. Io ho una visione d'insieme, ho tre ragioni per essere contento e poi metto a fuoco il triangolo, il cerchio e il rettangolo. Vediamo un paragrafo ripreso da un libro di scienze. L'altezza delle onde è legata a tre fattori. Prima di tutto la forza del vento, poi la sua durata e infine il fetch, cioè la lunghezza dell'area su cui batte il vento. Allora c'è una frase organizzatrice che fa vedere l'insieme. L'altezza delle onde è legata a tre fattori. Fattore è una parola categoria. E imparare a usare queste parole è legato a tre cose, dicono loro sempre. Attenzione che tre potrebbe essere diversi. Quando si parla non conviene non usare un contatore perché ci si mette nei pasticci. La prima guerra mondiale ha quattro cause, meglio dire diverse cause, perché se la quarta a un certo punto non me la ricordo. Dopodiché lo sviluppo, la frase organizzatrice. Lo sviluppo è con una lista. Prima di tutto la forza del vento, poi la sua durata, il fine, il fetch, cioè la lunghezza dell'area su cui batte il vento. Sapete che sui laghi le onde sono piccoline perché la superficie è piccola, sul mare possono crearsi delle grandi onde. Questa parola è il fetch, è una parola tecnica del linguaggio nautico ma anche della geografia. Ora, queste parole categoria, tipi, fasi, proprietà, caratteristiche, elementi, branche, parti, fattori, cause, conseguenze, genere, si trovano in tutte le materie. È un bellissimo lavoro che io ho fatto più volte, chiedere ai ragazzi di trovare delle frasi organizzatrici in tutte le altre materie, riportarle e vedere quale parola categoria introduceva la lista. Quindi ci sono tre tipi, quattro fasi. È un esercizio che si può fare: nel corpo umano si riconoscono tre testa, tronco e arti. Tre che cosa? Tre parti. La respirazione è un processo che avviene in due: ispirazione, durante la quale l'aria entra nel corpo, e l'espirazione, fasi. La principali di un'onda, caratteristiche. Quindi sono queste parole categoria. C'è un miglioramento enorme. Quando io riesco a spiegare ai ragazzi che non si parla e poi, ma io faccio la frase organizzatrice, poi sviluppo il paragrafo con una lista, con una serie di connettivi, oggi non riusciamo a vedere gli altri elementi con cui collegarli, ma ci sono, ogni tipo di paragrafo ha dei connettivi particolari. Volevo mostrarvi, darvi un flash su un tipo di lavoro bellissimo, che noi facciamo sempre il complemento di causa e la proposizione causale. In realtà il rapporto di causa-effetto non è detto che deve essere espresso da una preposizione o da una congiunzione, congiunzioni poiché, quindi preposizione per effetto di, ma ci sono dei verbi come causare, generare, dipendere, oppure dei nomi, ragione, causa, conseguenza, che esprimono lo stesso rapporto causale. Allora, se io costruisco una piccola rete semantica, la rete semantica è un tipo di schema molto utile. Io ho dei nodi e dei nomi e collegati da un legame su cui metto un verbo. X causa Y. Questo è il rapporto di causa-effetto, ciò che determina la causa e ciò che deriva come conseguenza. Allora io posso dire: il vento causa le onde, quindi ciò che determina la causa, causa, e ciò che consegue. Lo posso dire in maniera diretta: il vento causa le onde, oppure con il passivo: le onde sono causate dal vento. Ma posso anche costruire una rete di tipo diverso: la causa
delle onde è il vento. Oppure posso dire a causa delle onde avviene, a causa del vento avviene, segue, a causa del vento si formano le onde. Oppure, questo è l'altro modo che i ragazzi conoscono, le onde si alzano poiché c'è il vento, oppure c'è il vento, quindi si alzano le onde, viene messo dopo. E io vi suggerisco veramente di costruire delle piccole reti semantiche e di dire, fare un'esercitazione di parafrasi, di esprimere questo rapporto di causa e effetto in tutti i modi in cui loro riescono. Qui ne abbiamo mostrati 5 in maniera molto schematica: l'attrazione della luna causa le maree, il vento, la differenza di densità delle acque causa le correnti, eccetera. Poi chiaramente posso fare il lavoro opposto, ho dei testi che presentano dei nessi di causa e effetto, presentali con una rete semantica. È molto bello, perché se il testo è, guardate il C, gli tsunami o maremoti sono delle onde gigantesche generate principalmente da terremoti sottomarini, essi si abbattono sulle zone costiere dei continenti provocando enormi danni. Una rete semantica mostra in maniera chiara quali sono i rapporti di causa-effetto, che io linguisticamente posso mostrare in tanti modi. Ora, questo lavoro non possiamo farlo da noi, dobbiamo farlo con il consiglio di classe, quindi ogni volta decidendo una cosa piccola, condividendola nella riunione, dicendo: guardate, nei prossimi 2 mesi lavoriamo sulle definizioni o lavoriamo sulle frasi organizzatrici dei paragrafi di tipo espositivo con lista, e tutti quanti lavoriamo per esempio sulle parole categoria. E chiaramente i ragazzi poi fanno da tramite, e faccio un cartellone, come vi ho detto prima, alla lavagna, in maniera che tutti quanti condividiamo con semplicità e facilità queste metodologie proposte. Sono arrivata, che abbiamo ancora pochi minuti, magari c'è qualcuno che vuol fare qualche domanda. Ci sono tanti altri lavori possibili, ma è un, proprio un flash su quello che è possibile fare sul lessico. No, Teresa, indubbiamente hai ricevuto tantissimi commenti, quindi è stato molto interessante. Di domande sono anche operative, e ci chiedono, aspetta che perché sono diviso un po' fra la chat e le domande, come lavorare sulla polisemia delle parole in modo divertente? Sì, facendo inventare loro, dati tutti i significati, fare inventare loro dei testi per ognuno dei significati. È un gioco divertente, tra l'altro, molto divertente. Però i vari significati devono essere chiari a loro, e qui il dizionario può aiutare come lavoro preparatorio. Un'altra domanda: come allenare gli alunni ad evitare gli intercalari? Questo è un problema del parlare. Infatti. Sì, anch'io so che ho alcuni intercalari. Imparando a parlare ai dei compagni quali alzano la mano e quando capita un intercalare, dopodiché uno impara a rallentare e a evitare quelle sì, questo qui è un problema legato alla dizione e anche all'abitudine. Si può imparare a non farlo. Io ho lavorato tanti anni in un corso imparare a parlare in pubblico, ma per professionisti delle aziende, è stato uno dei miei lavori collaterali alla scuola, e facevamo dei lavori sistematici su questo. Ma si può imparare facilmente, basta allenarsi. Ecco, poi interpreto una affermazione che è stata detta, che può essere interessante: troppi anglismi, direbbe Sabatini. Perché ho pensato che recentemente anche il primo ministro Mario Draghi ha problematizzato l'uso eccessivo dell'inglese al posto di termini della lingua italiana. Tu cosa pensi in proposito? Sì, infatti il lockdown poteva essere tradotto. tante parole che sono entrate adesso possono essere tradotte, verissimo. In pedagogia a volte alcuni termini ogni tanto mi viene rimproverato anche a me di usare parole inglesi, talking aloud, parlare a voce alta, thinking aloud, sono espressioni che in pedagogia sono nate attraverso la lingua inglese, però pensare a voce alta va benissimo, quindi no, è sciatteria a volte non fare la fatica di tradurre, meglio evitare.
Allora, poi l'ultima domanda arrivata adesso, come convincere i colleghi del consiglio a collaborare? Perché qui è la questione del consiglio di classe. Allora, questa è una domanda, Paola, sì, non è facile, diciamo, Flavia, non lo so se bisogna. vuoi dire effettivamente non è facile, non è Non è facile, facile, però dipenderà anche dal consiglio. tutta la ricerca dice, adesso tra l'altro chi fa dei corsi di formazione si dice anche, si danno anche indicazioni. Io ho insegnato tanti anni alla SIS, all'Università Bicocca, dove insegnavo scienze dell'educazione, ma insegnavo come imparare a usare un linguaggio adeguato. E tra l'altro lavoravo con insegnanti che erano di materie scientifiche, quindi devono essere formati anche loro, quindi dei corsi di formazione aiutano. Però molto spesso si trovano insegnanti disponibili che capiscono che, come diceva De Mauro, se non lavoriamo tutti sulla lingua, i ragazzi non la imparano in modo adeguato. Ecco, sono le 18:01 e diciamo che mi sembra anche una bella chiusa del nostro webinar, molto inclusiva. E ringrazio a tutti per l'attenzione, per le numerose domande e ricordo che sia le slide nella sezione archivio del sito Rizzoli Education, sia questo webinar sarà possibile rivederlo facilmente già da adesso sulla rete, quindi anche se siete arrivati in ritardo non avete perso niente. E un caro saluto a tutti, grazie a Teresa per la bellissima spiegazione e a presto. Grazie a voi, buon lavoro. Buon lavoro.